Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video, spacchettamento uova di Pasqua, buona Pasqua prima di tutto, e sono tornata appunto dopo 4 mesi di assenza, però comunque sono sempre stata attiva su Instagram, se volete seguirmi anche lì mi trovate come eleroppi-yr. E se volete quindi seguirmi anche lì, mi fa davvero tanto piacere, anche perché lì sono molto attiva. Qui su YouTube cercherò di essere molto più attiva perché appunto molti di voi mi hanno detto che vi mancano i miei video. Ne ho fatti pochi, diciamo, l'anno scorso, però comunque quei pochi vi sono piaciuti, quindi se riesco a intrattenervi mi fa veramente piacere, quindi cercherò di farne degli altri. Faccio una promessa. Ho scoperto da poco di essere intollerante al cioccolato, quindi cercherò di mangiarne il meno possibile, me ne mangio da un bel po', mangio Nutella da un po' di tempo e devo dirvi che all'inizio è stata dura, però adesso non ci faccio più tanto caso, però ovviamente c'è la voglia di mangiarla. E oggi appunto apriremo queste uova di Pasqua, giustamente un po' le assaggerò, sicuramente mi spunteranno tipo brufoli in tutto il viso, ma vabbè, qualche brufolo lo accettiamo e quindi io direi di iniziare, anche perché le uova sono 7. Sì, 7, anche se qui nell'inquadratura non c'entra, però adesso le faccio vedere. Solo che 2 o forse 3 le apriremo dopo, quindi vabbè, voi le vedrete ovviamente il video, però le aprirò con Andrea, con il mio ragazzo, più tardi. Quindi le apro con lui e poi faccio la clip con lui e le aggiungo nel video, ve la faccio vedere. E aprirò con lui questo qui di Hello Kitty. Bellissimo, io adoro Hello Kitty. E quello di Chiara Ferragni. Spero di trovare veramente il pettine. Ho visto tutte le sorprese, le cose che si possono trovare. E se trovo il gioco del memory, sinceramente un po' ci resto male perché che me ne devo fare. Però vabbè, anche il pettine alla fine dico non è un pettine di chissà quale qualità. Però comunque è simpatico, è una cosa carina da tenere in borsa. Sapete che io nella borsa metto tutto. E niente, quindi questo qui e questo qui. Sicuramente non li apriamo adesso, quindi alla fine del video. Caduto questo della Tudy, questo qui me l'ha regalato mia mamma. Lo apriamo. Allora, mi sono armata di forbici. Non so, non sono pratica a fare questi spacchettamenti di uova di Pasqua perché non l'ho mai fatto un video del genere. Infatti, per trovare l'inquadratura buona qui ci sto un po'. Vediamo, io al solito incapace. Apriamo. Allora, qui cosa si può trovare? Qui si può trovare un mini Tudy. I peluscini, gli animaletti, non vedo l'ora di vedere cosa trovo perché sono curiosa. Vediamo. Vediamo se riesco con l'inquadratura. Ok. Apriamo. Non so se spaccarlo prima. Lo spacchiamo prima. Non so. Quindi di solito li apro prima così. Posso vedere cosa sono? Facciamo. Ah, le mani ce le ho pulite, quindi era tutto disinfettato. Ok, questo è l'uovo, cioè praticamente è cadendo, si è aperto, quindi ok, lo apriamo così, fantastico. No vabbè, no vabbè, è troppo bellino, già l'ho visto. Vediamo se trovo le forbici, l'ho perso. Spero si sente, ho messo anche il microfono attaccato lì. No, non so se si riesce a vedere qua. Sembra una mucca, una pecora, non so, sembra una pecora. Vediamo. No vabbè. Ma qui è bianca e rosa, che bellissima. Ma che bellino! Ma è un amore, guarda che carina! Ma pure il cosino sicuramente la prendo nella borsa, no? È troppo bellina. Nella borsa questo. È morbida un po'. Io adoro le cose della Trudy. Morbidosi. Va bene, ok. Bellissimo, attacco nella borsa bianca e rosa, nella borsa rosa, bellissimo, ok. Lo mettiamo qui in questo momento. E assaggiamo il cioccolato. Quindi io non dovrei, però vabbè. Sicuramente mangerò più il cioccolato bianco perché è quello che più posso mangiare, però vabbè. Assaggiamo. Pezzo piccolo. Bontà. Questo qui è l'aluane. Benissimo. Ok. Vediamo. Avanti, io aprirei quel della Calac. Ne ho due Calac. Apriamo questo. Quindi qua, allora, io in quello Calac ogni anno, perché lo prendo ogni anno, trovo
Cosa ho trovato? Negli ultimi anni ho trovato il Memory. Sinceramente la sorpresa del Galaxy è molto bene. È per i bambini, penso, comunque sì. Lasciando il fatto che quest'anno veramente sono una bambina tutte queste cose. L'abbiamo fatta. È bellissimo. È bellissimo! Ok, va bene. Sono una. Non l'ho rotto dritto, però vabbè. Ok. Cosa c'è dentro? Anche quest'anno il gioco del mio bello lo lascio chiuso. Guarda, gioco del memory nell'altro gala, che spero di non trovare la stessa cosa sinceramente. Vabbè. Ok, mangiamo il cioccolato bianco. Buonissimo, come tanto, il mio cioccolato preferito. Bello, bello. Grazie. Quello che l'altro lo apriamo dopo. Quindi ne mancano tre. Questo qui me l'ha regalato la mia migliore amica e questo qui il mio migliore amico. Quindi apriamo le uova dei miei amici. Quindi apriamo questo qua, che oggi sicuramente guarderai il video e poi vediamo quello che trovo. È quello lì con granella di nocciole, quindi sarà buonissimo. Tutti grandi di queste cose. Speravo di trovarlo. Un portachiavi al Piero Martini, bellissimo. Vediamo. Allora, lo apro con voi. Bellissimo. Molto molto carino. Molto molto carino. Mi piace. Questo qua nelle chiavi. Bello, mi piace. Grazie Robby. Assaggiamo il cioccolato con le nocciole. Buonissimo, sa di Ferrero Rocher. Sa di Ferrero Rocher, buonissimo. Ok, chiudo e apriamo l'altro. Ok, apriamo questo della Lindt. Buonissimo il cioccolato della Lindt. Oddio. In quelli della linea ogni volta si trovano dei gioiellini troppo belli. Braccialetti con la neve, vediamo dove trovo. Si apre così. Vado. Ok. Vediamo cosa c'è dentro, io adoro questi pacchetti. Spero in tutto ciò veramente si senta il video, perché se no sto parlando sola e dovrò fare il doppiaggio. Allora, giusto, avevo detto di non romperlo, però così. Vediamo. Carino. No, vabbè, troppo bellino. Non avete visto ancora cos'è? È un anellino, ma troppo bellino. Avevo visto che si potevano trovare anche degli anellini. No, troppo bellino. Ve lo faccio vedere. Dovrebbe essere anche regolabile. Che carino! Ma è troppo bellino! No, vabbè, bellissimo. Guardate! Troppo carino. Molto, molto carino. Grazie, Lindo, con questi regali belli delle uova di Pasqua. Ok, lo metto qua. E assaggiamo il cioccolato. Tipo già 300 brufoli mi verranno. Molto buona. Esageriamo oggi.
Quindi manca quello Dalek, l'ultimo, e poi questi qua li apro più tardi. Quindi vediamo. Troveremo un altro gioco memory. Mi sento una bambina, perché fa testa le uova. Questa è una botta. Allora, io proverei a vedere così. Beh, il cioccolato l'ho mangiato ormai, ho assaggiato l'altro. Bello. Molto utili questi giochi. Ma perché? Perché? Quante probabilità c'erano che tu a diverse, per esempio, sì, diversi. Vabbè. Ok. Grazie, Galak. Molto carini. Ok. Adesso sistemo tutto. Ci vediamo dopo con unboxing di Chiara Ferragni. Speriamo di trovare il pettine, incrociamo le dita. E quello di Hello Kitty che si trovavano degli elastici, dei braccialetti, una penna e dei ciondoli bellissimi da mettere sulla cover o come portachiavi, che spero di trovare perché sono veramente bellissimi. Vediamo quello che trovo. Ok, detto ciò, io chiudo. Poso questa cioccolata, me la mangerò dopo. E niente, ci vediamo dopo. Eccoci con le altre uova, vediamo se Romeo capisce cosa troverò. Adesso apriamo l'uovo Kinder di Andrea che gliel'ho regalato io. Ho provato a inquadrare Andrea, però non ha voluto. Vediamo cosa ha trovato nell'uovo. Vediamo, vediamo, vediamo. Era dei Minions e ha trovato un Minions che spacca il legno. Bellissimo. Invece questo qui l'ho ricevuto dalla mamma di Andrea, bellissimo, cioccolato bianco Lindt. Vediamo cosa ha trovato all'interno. Vediamo, vediamo, vediamo. Ecco qui un braccialetto, che non avevo capito ancora che fosse un braccialetto prima di aprirlo. Eccolo qua con un cuoricino. A destra c'è anche l'altro che mi ha regalato, che ha trovato lei. Non so se si riesce a vedere nell'inquadratura, perché un po', ci sono un po' di ombre. Comunque sono veramente bellissimi, già li ho indossati praticamente. Sono veramente, veramente carini. Apriamo quello di Hello Kitty, ero super curiosa. Vediamo, vediamo, così condivido con voi quello che ho trovato. Tanto, 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 cosa c'è? Cosa c'è? Sono super contenta, già l'ho messo nel cellulare, veramente bellissimo. Ora vi lascio una foto così riuscite a vedere come l'ho sistemato. È un gadget veramente, veramente bellino, sono contenta di averlo trovato e l'ho già messo nella cover. E infine quello di Chiara Ferragni, sono contenta perché il ricavato andrà devoluto in beneficenza, quindi sono contenta per questa cosa e almeno per questo sono contenta. Adesso vedrete la sorpresa, vediamo se sarò contenta anche per la sorpresa. Che sfiga, no! Devo dire che la mia reazione ha detto tutto. Eccoci alla fine del video, spero vi sia piaciuto. Lasciate un commento e fatemi sapere qual è la sorpresa che più vi è piaciuta. A me sono veramente piaciute tutte. Forse quella che mi ha un po' deluso è quella dell'uovo di Chiara Ferragni. Speravo veramente, ero convinta di trovare il pettine. Vabbè, non fa niente. Useremo in modo alternativo quelle carte, in qualche modo, non lo so. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e continuate a seguirmi su Instagram. Vi rilascio qui il mio nome. Buona serata, ancora tanti auguri e ci vediamo presto. Ciao!